Vai Carmine! Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo in diretta, scusateci per un po' di ritardo, però gli inconvenienti diciamo delle linee, siamo dislocati ognuno in diverse regioni d'Italia. Allora, io sono Carmine Mone e vi ringrazio per averci atteso e stasera sono molto felice di presentare il mio nuovo libro, Yes No, Pino Daniele, Tra pazzie e blues, storia di un massanino neapolitano, pubblicato dall'Epe Editore, nella collana musica diretta da Ezio Guaidamacchi che vedete collegato. Con me stasera a presentare il libro, ma più del libro a parlare della Daniele Arte alla Daniele Nation, ci sta appunto Ezio Guaidamacchi, Enzo De Caro, attore, sceneggiatore, vabbè, tutti lo conoscete, e Pau De Negrita. Quindi io innanzitutto saluto prima loro che sono intervenuti stasera in questa diretta con me e poi tutti quanti voi che siete collegati. Vi dicevo, voglio innanzitutto ringraziare, noi siamo nello spazio della SPAC Creative Hub, che è una libreria a tre piani che ha aperto da poco a Napoli, da poco perché poi è stata chiusa per tutte le emergenze del Covid-19 che ben sappiamo, che vi dicevo è a tre piani, che è nata da un'idea di Michela Musso, che è una giovane architetta napoletana, e io ringrazio Francesco Mulzburghi e Alessandro De Rienzo per la regia tecnica, nonché sono dei deus ex machina della libreria. E vi introduco innanzitutto le persone che dialogheranno con me stasera. Innanzitutto c'è Ezio Guaidamacchi, che è direttore della collana musica della Epe Editore, come vi dicevo. A tal proposito ringrazio i direttori Andrea Sparacino e Maurizio Vedovati della Epi, Giovanni Epi e l'ufficio stampa Letizia di Geomo. Ezio non ha bisogno di presentazione, è un viaggiatore e tennista nella vita, fa tante cose, è uno storico, un giornalista musicale, autore e conduttore radio TV, scrittore, musicista e docente. È anche docente e direttore del mensile Gem, per il quale ha avuto il piacere e l'onore di lavorare per tanti anni, trasmettere sulle onde di Lifegate, ed è direttore anche del Master di giornalismo e critica musicale del Centro Professore Musica, e da sempre racconta i suoi rock files. Tutti quanti voi avete visto Delitti Rock in televisione, e lui dice una massima che io condivido da sempre: il rock non mi ha salvato la vita, ma mi ha aiutata a vivere meglio. Con noi stasera, con me, c'è Enzo De Caro. Enzo De Caro, attore, sceneggiatore, e colui il quale con Pino e tanti altri iniziò a tracciare, a costruire con la propria arte, la propria sensibilità, una discontinuità con il passato a Napoli, cercando nuovi valori. C'erano loro con la smorfia, c'era Massimo, c'era Lello, c'era Pino, c'era Annibale Ruccelli, il maestro di Simone e via dicendo. E poi c'è il mio rock brother Pau De Negrita. I Negrita, che dire, 10 album in studio, 2 live, 3 raccolte, 3 colonne sonore, milioni di dischi venduti. E stasera con lui doveva esserci, anche Drigo, ma purtroppo Drigo per problemi di connessione non ce l'ha fatto, però gli mandiamo un grande bacio e poi gli rimanderemo in qualche modo la registrazione. Negrita sono una rock band per me di culto, sono dei grandi amici. Il loro nome già ci richiama alla mente, alla memoria, il fantastico brano degli Stones in Black and Blue, che è il primo album con Ron Wood, e qui il maestro Guaidamacchi mi può correggere e insegnare. E quindi sono... Esatto. E quindi sono felicissimo. Sono felicissimo di dialogare con voi e con tutti quanti. Prima di iniziare questa nostra chiacchierata voglio ringraziare di cuore Alex Daniele, il figlio di Pino, Cristina, tutti quanti, e la Pino Daniele Trastolus, perché mi hanno offerto una preziosissima collaborazione e per aver condiviso con me ricordi e aneddoti della vita del loro papà. Quindi veramente Alex, con tutta la Pino Daniele Trastolus, sono felicissimo. E Ezio, passo prima la parola a te. E perché hai pensato a questo mascalzone latino che si chiama Carmine Mone? Perché hai pensato a lui per questo libro su Pino? Allora, perché noi abbiamo una collana, all'interno della collana abbiamo una sottocollana dedicata ai protagonisti della storia del rock. Sono monografie un po' anomale, nel senso che raccontano i momenti essenziali della vita di un artista, visti però da punti di vista differenti. L'abbiamo allargata lo scorso anno anche ai protagonisti della musica italiana. Abbiamo iniziato celebrando, o meglio dire, ricordando i 20 anni della morte di Lucio Battisti prima e di Fabrizio De André poi. Poi a ottobre è uscito, sempre nella parte relativa appunto ai protagonisti della musica italiana, un bellissimo libro su Francesco Guccini. E
con la casa editrice si era pensato appunto di ricordare a purtroppo già 5 anni dalla scomparsa la figura di Pino Daniele. E siccome sono biografie appunto un po' anomale, ad esempio quella su De André che ha curato Enzo Gentile, ha raccolto 120 testimonianze di persone che hanno conosciuto bene De André, gli hanno conosciuto bene, sono stati suoi amici sul palco, sotto il palco, nell'ambito politico, nelle varie insomma, sfaccettature della sua vita. Allora, per raccontare Pino Daniele, credevo, ma sono ancora più certo oggi, avendo letto, avendo fatto insieme a te il libro, che lo dovesse raccontare un napoletano. Ve lo dice uno che viene dalla zona rossa in questo momento, perché sono from Milano, Lombardy, quindi siamo nel casino più grosso, ma soprattutto noi, al contrario di Enzo e di Carmine, penso che in questo caso con Pau siamo spesso d'accordo su, anzi quasi sempre d'accordo sulle cose musicali, ma in questo caso uniti dal fatto di non essere napoletani, quindi capire la figura di Pino Daniele raccontata da un napoletano, perché mai come dopo aver fatto insieme a Carmine, aver letto il suo libro, ho capito che era un binomio assolutamente inscindibile, così come è inscindibile in tutta la storia della musica contemporanea popolare il binomio tra i luoghi di provenienza e gli artisti che questi luoghi non solo li hanno cantati, ma li hanno vissuti e in alcuni casi, nei casi più grandi, come nel caso di Pino Daniele, sono diventati dei veri e propri ambasciatori artistici e culturali. Quindi sicuramente l'aspetto più interessante, più intrigante, soprattutto, ripeto, per chi non è di Napoli, perché magari forse uno di Napoli, ma io credo che anche un napoletano certi, come dire, particolari, certi dettagli magari non li sa, e ha anche la fortuna di poterli riscoprire molto più facilmente girando per le zone appunto dove Pino è cresciuto, dove ha avuto l'ispirazione, eccetera, eccetera. Ecco, però sicuramente per un non napoletano capire questo legame formidabile, assolutamente indispensabile per la creazione dell'arte, delle canzoni, del modo di far musica di Pino Daniele, secondo me è fondamentale, e credo che questo libro lo spieghi in maniera ottima, ed è il valore aggiunto assoluto che questo libro ha. Sei contento? Grazie, Zio. Caspita, non ci siamo neanche messi d'accordo, che ci siamo con le... No, Enzo De Caro. Scusa, finisco, proprio mi rivolgo soprattutto a Paolo, non so se hai avuto modo di leggere, ma soprattutto se leggerai il libro nella prima parte, ci sono tutte quelle cose che ho detto, credo che anche appunto per chi non è come noi, appunto napoletano, scopra veramente questi segreti, ecco, bellissimi dell'arte di Pino. Ma io, guarda, non ho avuto ancora la fortuna di leggerlo tutto, nel senso che la copia che mi ha spedito Carmine è rimasta bloccata dalla quarantena in studio, quindi è lontana da casa, non posso andarci. Mi ha inviato il PDF ieri e quindi me ne sono letto un po' stamattina, mi sono letto un po' di cose, e ti confermo tutto quello che dici, perché in realtà ho letto di Pino, ho letto tanto, perché io sono fan da quando andavo a scuola e quindi frequento anche un gran bordello, frequento anche molto Napoli, e quindi le cose che sono scritte lì e che tracciano la personalità di Pino, il rapporto alla città, sono cose che già hanno usato negli anni, e devo dire che sono molto orgoglioso del fatto che Carmine mi abbia chiamato, musicista toscano, insomma, mi abbia chiamato a collaborare per un libro su Pino Daniele. Non potevo chiedere di meglio. Quindi sono felicissimo, perché tra tutti, io vengo a un'estrazione rock, diciamo rock e suoi derivati, ho sempre trovato difficoltà in Italia a trovare dei miei simili che abbiano fatto, diciamo, una carriera importante. Pino Daniele è uno di questi, forse è anche il più atipico, no? Perché vuol dire il rock è per antonomasia, da tutti i derivati. Però Pino aveva una cultura così trasversale che attraversava la canzone napoletana tradizionale, il jazz, il prog, il rock and roll, il blues,
cantato in italiano, cantato in napoletano, cantato con un po' di inglese, che questi tratti sono tratti che riconosco nel nostro lavoro, nel lavoro delle Negrita, insomma, anche noi non avendo mai frequentato il jazz e neanche la prog, comunque abbiamo sempre cercato di mischiare i vari generi musicali per trovare una cifra stilistica che alla fine ci appartenesse in quanto italiani, in quanto amanti, diciamo, del rock. Quindi io in Pino riconosco l'eccellenza italiana per quanto riguarda questo tipo di mescola, di mistura, di miscellanea, insomma, ha creato la sua pacianca, come avrebbe detto Manu Chao, e questa cosa mi ha sempre affascinato, ma affascinato è forse poco, emozionato è la parola giusta. E Pino, in un'intervista che lasciò a me, e tu lo sai Paolo, mi disse che ero un grosso vostro fan, te l'ho detto più volte. Mi preme sottolineare che il libro si avvale, sono stato felicissimo di avere la prefazione dello scrittore Maurizio De Giovanni, la postfazione di Peppe Lanzetta, ed è arricchito dalle fotografie di Lino Veretti, storico frontman degli Osanna, che mi ha dato gli scatti del primo provino che lui fece a Pino Daniele, due dei quali, uno andò per la copertina di Checcalolo e Fortunato e l'altro per una copertina di Ciao 2001, e delle foto di Dino Borelli, mio fraterno amico, nonché collaboratore con me insieme a Michelangelo Iossa, Pasquale Troise, mio padre Bruno Emone, Diego Imperatore, Francesco De Martino, Vincenzo Calenda, Cristiano Betelli. Ha realizzato una mostra dedicata a Pino a Palazzo Realti di Napoli, che ci chiese proprio l'istituzione cittadina. E io sono Enzo De Caro. Enzo, sono felicissimo di averti con noi stasera. Sei una persona incredibile, sei un galantuomo, lo dico sempre, sei una di quelle perle rare, e sei uno che c'era, ed è amico di Pino, hai conosciuto Pino, ora ci racconti come, e diciamo che l'anno zero della nascita della nuova canzone napoletana è proprio il 1977, quando Pino pubblicò appunto Terra Mia, e più o meno in quegli anni Enzo con Massimo e con Lello lo conoscesse a Non Stop, il famoso programma televisivo. Diciamo che Pino, ecco, dal Vesuvio, mi preme sottolineare una cosa, dal Vesuvio partì il contagio dei nuovi suoni che dilagarono un po' in tutta Italia. Napoli, grazie alle basi NATO, prima di altre città d'Italia, aveva respirato i suoni americani, i suoni black, quelli della Motown, della Stax Records. Non dimentichiamo che il primo Nero a metà, che è l'album di Pino che in questi giorni ha celebrato 40 anni, il primo grande Nero a metà era Mario Musella degli Showmen, che molti ricorderanno per Un'ora sola ti vorrei, ma anche per una straordinaria interpretazione di Giorgio On My Mind del 1976, dove c'era un giovanissimo Pino alla chitarra, e Mario Musella è stato un personaggio cardine e fondamentale. Enzo, tu c'eri, fai parte di quella new generation neopolitana di Masaniello, nel senso che autarchicamente rompevano con l'orografia del passato per riproporre nuova arte, nuova linfa generatrice all'ombra del Vesuvio. Io intanto ho cercato di concentrare, no, perché in realtà non vi vedo e ho fatto di ascoltarvi, di sentirvi. Questa new generation tecnologica che ci aspetta, che sarà sempre più così. Noi siamo anche visti, cioè le cose stiamo anche vedendo, perché io mi sento soltanto, anzi Francesco ha fatto un piccolo miracolo tecnico, non so come riuscire tutti qua, quindi mi stavo concentrando sulle parole, sull'ascoltarvi, non so se poi c'è anche una visione. Le parole che anche avete detto sono importanti, come mi fa molto piacere che comunque in tutta questa situazione di difficoltà questo libro possa nascere e dare su, perché questo è un libro molto lungo, credo che ha una vita molto lunga, perché ha avuto l'intelligenza del suo editore, del suo autore forse, questo, e io faccio fatica quando si leggono le biografie anche in qualche modo per un'autoreferenzialità. In questo caso veramente è forte che non ci sia, perché il libro, le informazioni e una certa schematicità è al servizio di far conoscere per quanto è possibile la complessità del
più caro tra tutti gli aspetti di Pino che ci sono. A me personalmente quello più caro è il poeta Pino Daniele, che ha avuto la, purtroppo per lui, la disgrazia di essere anche un grande musicista, ha messo in parte la sua arte poetica, ma passeranno musicali, il poeta Pino potrà assolutamente essere annoverato tra i grandi poeti napoletani, mediterranei, a cavallo tra i due, che come mi è capitato di dire, io credo che ci sia una P e un P, cioè un avanti Pino e un dopo Pino, proprio nella maniera di comunicare, di fare musica, di tradurre in idee, in linguaggio e nelle sfide, è una situazione anche un po' difficile tra noi, la distanza, di tecnologici, però una cosa è certa, in questo momento ho feeling è sicuro, perché sta seguendo un filo, un'idea, un sentimento che a cui Pino non ha dovuto mai rinunciare, anzi, con cui ha dovuto fare i conti in tutte le tante stagioni, cominciarono proprio in quella fine degli anni 70, dove diciamo nacque una specie benedetta, dove a pochi chilometri l'uno dall'altro, a poca distanza, c'erano tante persone, tanti cittadini artigiani della comunicazione con noi, cercava di più che di creare qualcosa, soprattutto di rompere con un passato che non li rappresentava. Io ricordo perfettamente delle motivazioni che di quella generazione ci spingeva, erano soprattutto pure con un passato che ci stava proprio soffocando emotivamente, e quando si è elevata la voce del poeta Pino e poi del musicista Pino, tutti e due insieme, questo sono un suono che non c'era mai stato prima, in un, che ancora oggi, anche in pieno Covid, chi passa per la musica che sente di più è quella di Pino, e questo è molto indicativo, perché una musica viva, è una musica del sentimento, una musica che non si sveglia, una musica che supera anche questo nuovo tunnel, da cui c'è persino la possibilità con qualche acciacco, ma anche migliorati, a parte tutti i lutti, le difficoltà, i disastri economici, questo che stiamo vivendo potrebbe essere anche un'opportunità. Sono sicuro che la musica di chi pensiero, approfondire, ecco, tornando al libro, la cosa molto interessante è questo tipo di testo, la prima magia, se ci fosse questa materia, e questo dovrebbe essere obbligatorio, sia per chi si avvicina al sia per chi è di Napoli, sia per chi è di fuori di Napoli, chi vuole approfondire qualcosa, chi è il musicista e quindi comprende percorsi, i passaggi, ma anche, ecco, è un libro multidimensionale, cioè, che va bene per lo specialista, ma anche per quello che vuole conoscere in quale ambiente personale, familiare, amicale e soprattutto di scambio di pensieri, quel sede che è Pino Daniele, che poi diventa un fiore meraviglioso, un frutto, ma più bello è che cosa fa il frutto alla fine? Da altri semi, musica e pensieri, nelle parole, nelle canzoni di Pino, saranno sempre un seme di coscienza, un seme di verità, come è stata sempre la sua ricerca, e come la cosa che mi piace molto è proprio per la di questo libro è una verità, un rispetto, un approfondimento e la coscienza
come ho scritto il titolo, io parlo di Masaniello. Perché? Perché per me Pino è stato un grido anarchico di una generazione irrequieta di noi Masaniello, appunto i neri a metà, e lui cantava "Chi dice che Masaniello poi nico non sia più bello", e che voleva cancellare un po' l'ansia regime dell'oleografia, consapevole del fatto che a nottata di eduardiana memoria poi doveva passare prima o poi. E io ero uno di quei 250.000 lanzari felici che il 19 settembre del 1981 in piazza del Plebiscito assistettero allo Zenith del Napolitan Power, termine movimento coniato dal noto giornalista Renato Marengo e da personaggi come Raffaele Casconi a Napoli, che portarono il verbo del sound di Napoli anche oltre confine. E ricordo quella sera Pino cantare Yes No My Way, che per noi giovani napoletani diventa una sorta di inno generazionale, ci indicava un po' una strada da seguire, una sorta di My Generation degli U, una sorta di Born to Run di Springsteen, che arrivò per noi come un sasso in uno stagno e diventò anche colonna sonora di una working class nostra, di una generazione appunto che sognava il riscatto. E Pauso, che Yes No My Way è proprio uno dei tuoi brani preferiti di Pino? Ma trovare un brano preferito di Pino è dura, nel senso che ce ne sono così tanti. No, nel libro ho scritto che Yes No My Way è stata la mia, il mio battesimo, diciamo, la conoscenza di Pino, proprio la conoscenza vera e propria, quella iniziale, perché comunque, come ho scritto nel libro, non ascoltavo musica italiana fondamentalmente, ero ancora un barbatello e in quegli anni lì, quando hai quell'età, sei piuttosto integralista, no, a livello musicale, quindi le cose che ti piacciono le esalti, le promuovi con le persone che conosci, le altre cose le schifi. Quindi io la musica italiana non l'ascoltavo perché avevo un'estrazione che derivava, insomma, dalla musica anni 60-70, ma quella mia generazionale era quella post-punk. Quindi io mi ascoltavo i punk, i Clash, i Cure, i Stones, i classiconi, diciamo, della musica rock, e la musica italiana un po' la schifava. Diciamo che quando mi arrivò la cassettina, no? l'audiocassetta, la musicassetta, dove si facevano le compilation all'epoca, no? Era la prima masterizzazione, diciamo così. Si facevano compilation e si facevano girare tra le compagnie di amici. Mi capita questa cassetta dove nella selecta ci sono tutti i brani per lo più in lingua inglese, e per l'appunto Yes No My Way. Yes No My Way io non... Mi ha folgorato perché già lì, già il titolo è in inglese, e poi scopri che insomma dietro c'è tutto l'universo italiano, napoletano, e le cose che dicevo prima, insomma, questa mescolanza di generi mi affascinò tantissimo e mi ha aperto proprio non solo alla musica, all'ascolto della musica di Pino Daniele, non solo all'ascolto della musica napoletana, ma all'ascolto della musica italiana in generale. Quindi Pino ha avuto un grosso ruolo nella mia formazione, e questa cosa gliela dovrò riconoscere a vita, insomma. È stato Yes No My Way ad aprirmi le porte a tutta una serie di ascolti che poi sono andati oltre anche Pino Daniele, ma grazie a Pino Daniele. Pino nasce nel 1955 in un vicoletto all'ombra della Basilica di Santa Chiara e si trasferisce a 5 anni a pochi metri di distanza in un'altra piazza storica napoletana, che è Piazza Santa Maria della Nova, a casa delle zie. Io ho sempre immaginato, prima da fan, poi da amico e poi da giornalista, che lui, come una sorta di Robert Johnson, maestro Ezio, Robert Johnson vendette l'anima al diavolo, anzi alla divinità fluviale che era Papa Legba, per suonare il blues come pochi altri. Ho sempre immaginato che Pino abbia incontrato invece le nostre divinità pagane partenopee, che sono Monacelli a Bellambriana. Pino ci ha fatto una canzone a Bellambriana, questo spirito benevolo che entra nelle case napoletane, nella meridiana, a Pisa Nufil Roro, come cantava Pino, subito dopo l'ora di pranzo.
e lui da questa piazza, da questo balcone di casa sua, catturava i suoni dei vicoli e li mischiava con le canzoni di Elvis, con il rock, con i blues di Robert Johnson. Lui era un grande fan dei Cream, infatti poi diventerà amico del suo mito Eric Clapton. La sua prima chitarra fu un SG Gibson che le zie gli regalarono acquistandola a rate quando lui si diplomò all'istituto di assi ragioneria, proprio perché Eric Clapton nei Cream suonava la SG. E Pino ha mischiato questo, ha mischiato la gatta cenerentola di Roberto De Simone con gli stili Dan, di cui era un grande fan, ma anche con la musica dotta, perché lui era un grande appassionato del principe dei musici e dei madrigali di Carlo Gesualdo da Venosa. Ezio, mi incuriosisse sapere la percezione di un milanese, diciamo, di un uomo del nord, la percezione di Napoli, della sua musica e di Pino. Allora, se Pau, ragazzino, ascoltava pochissima musica italiana, io ne ascoltavo zero. Quindi, per me, però, Pino Daniele, come pochissimi, devo dire, altri artisti italiani, allora, l'ho sempre visto come un artista internazionale, e qui ci metto anche un po' di milanesità, nel senso che noi milanesi facciamo molta fatica a capire il dialetto napoletano. Vi racconto un episodio. Quando l'amico di Enzo e vostro, Massimo Troisi, fece quel bellissimo film Riconosciuto da Tre, io mi trovavo in un cinema milanese e dopo un quarto d'ora, con la gente che rideva, ovviamente che non erano però di Milano, io non capivo un cazzo di quello che erano i dialoghi, no? E sono sempre stato, da questo punto di vista, sono sempre preso in giro dal mio vecchio amico Renzo Arbore, che però ti tiro in ballo, perché io la prima volta che ho sentito e ho visto Pino Daniele fu in un programma di Renzo. Io credo che lui facesse o la tazzina del caffè o io sono pazzo. Però, ecco, lì ho detto, questo... da dove viene? Nel senso che era quel misto di musiche che raccontava benissimo prima Pau, questa lingua che a noi suona esotica, a noi milanesi, no? E quindi per quello che lo vedevo come un artista internazionale. E le sue collaborazioni, le sue influenze, tutto quello che è stato citato, senza scendere a patti col diavolo, che poi bisogna vedere quanto veramente Robert Johnson, cioè così quella roba, c'è anche una carriera, perché era un formazione, quindi assolutamente Ezio, sono le storie che ha fatto grande il rock and roll, questi infatti però appunto dicevo, l'ho sempre visto, e le collaborazioni, infatti nel libro anche tutte le dichiarazioni che tu hai recuperato, no, un certosino dai tuoi archivi, addirittura andandole a recuperare. Sono 70 interventi, interviste scritte ad hoc, ho sentito tutti, dagli artisti internazionali, nazionali, su amici. Esatto, ci sono leggende della chitarra, ad esempio, però presento anche l'altra cosa che a me da cioè tu hai citato tante mie doti, a molte delle quali dovresti mettere ex, per esempio tennista, ormai ex tennista. Però tra le doti che ho, io suono, per cui figurati, vedere un italiano che suonava benissimo, molto meglio della media, poi comunque con, diciamo, tecnica, stile, impostazione, sta al di là della chitarra della Gibson SG, no? Però voglio dire, aveva proprio anche da quel punto di vista lì una visione internazionale, però al tempo stesso, però questo l'ho scritto francamente dopo, cioè tutta la mediterraneità, la napoletanità, cioè tutta la parte di originalità ha reso grandissimo Pino Daniele, che io credo e mi auguro che possa nel tempo essere portato fuori dai confini nazionali. È uno dei pochissimi artisti, devo dire, che al di là della musica leggera, quella che voglio dire, esce magari nei confini come Pauzini, piuttosto che Eros Ramazzotti o il bel canto, ecco, però De André, Pino Daniele, tutti i grandi personaggi della musica d'autore italiana, il cui linguaggio, ma anche la cui parte musicale è assolutamente
come dire, competitiva, no? Con il grande cantautorato anglo-americano. Io credo che mi ritrovi di essere provato, perché questo coefficiente di internazionalità, che io qui sono sempre più convinto, ecco, che Daniele ce l'aveva come un marchio doc. Infatti lui amava definirsi suonautore, diceva: io canto ma per suonare la chitarra. E nel libro, proprio per questo suo grande amore per la secorda, io ho dedicato un capitolo che si chiama Chitarrito, giocando sul termine inglese chitarrito con chitar in napoletano, dove ho sentito Pat Metheny, Al Di Meola, Phil Palmer, Phil Manzanera, ma anche Drigo, anche Gianni Guarracino, Antonio Onorato. Ecco, proprio con Antonio Onorato mi leggo ad Enzo De Caro, perché Enzo in qualche modo fa parte un po' del Neapolitan Power, perché proprio con Antonio Onorato sono anni che porta in giro degli spettacoli come Angi nella Prateria, dove legge degli scritti dei nativi americani, Vision in Poetry and Music, ma anche Chet, c'è dedicato a Chet Baker. Quindi è vero, Enzo, tu in qualche modo hai respirato questo Neapolitan Sound. Beh, lì è una cosa che è rimasta come traccia, come di pensiero, e poi a seconda delle occasioni che sono capitate, che ci sono, sarà, trova il modo attraverso i suoi artisti, Antonio Prato, che tu hai citato, che è uno dei nostri veramente grandi talenti, lui poi tra l'altro ha inventato questa breath guitar, questa chitarra a fiato con la quale abbiamo in qualche modo una passione di interesse comune, che è quella dei nativi americani, perché in questo momento sono uno coerenti, perché credo che se fossero stati, se tutti avessero dato il pensiero nativo americano, credo che tutto il pianeta starebbe un po' meglio. E Pino comunque ha spesso in qualche modo intercettato la suggestione non solo dei nativi americani o dei neri a metà, ma sempre delle radici di questi popoli legati alla terra, e una volta di Maghreb, una volta di Equatore, questa necessità di andare a cercare il cuore della terra attraverso le sue etnie, etnie musicali, e quindi poi riportarle e tradurle sempre alla luce della propria sensibilità, della personalità. E questo, devo dire, è stato di una coerenza addirittura antipatica, che è stato proprio corrotto e fedele a se stesso, e come dice giustamente usando questo, una cosa che nel libro tu hai citato, ma sono proprio questi monarchi. Io credo che non fosse uno stesso ossessionato, non tanto dalla musica, che è una cosa di grandi, ma proprio questo dovere verso se stesso di volersi continuamente migliorare come chitarrista, come esecutore. Non ha mai smesso di studiare, non ha mai smesso di cioè, ricordo questi dialoghi di Antonio su chitarre per i tasti, cioè un po' non ne potevi più, però capivi che si parlava un linguaggio dell'anima, quando la musica ha bisogno della necessità del corpo, e le dita di Pino erano corpo, le dita di se fai spedizione del libro, dedica un piccolo capitolo ai polpastrelli di vino, perché sarebbero da studiare, perché erano una specie di sensori. Polpastrelli vivevano e cercavano quello che magari la voce non riusciva a fare, e con tante esecuzioni, specialmente dal vivo, era la chitarra che seguiva la voce. Ma era la voce che cercava di andare dietro la chitarra che veniva prima, era collegata direttamente al suono, quella centrale neuronale era metà cavo limbico e un'altra metà era una tastiera, cioè credo che
l'encefalogramma di chi avrebbe scattato delle tracce di tastiera, perché era talmente il collegamento fisico, proprio assolutamente fisico con lo strumento. E infatti era come è successo a Chet Baker, infatti quando abbiamo voluto ricordare il gigante della musica di Chet Baker, non l'abbiamo fatto con perché era impossibile riprodurre quel suono, con Antonio Norato abbiamo cercato di avvicinarci a quel mondo, e nelle sue varie stagioni musicali, come il libro è un bel racconto anche della crescita musicale di Pippo, cioè lui diventa il maestro di se stesso, c'è questa specie di bilocazione da una parte, ormai il maestro, il conoscitore della musica, e dall'altra parte per lo stesso inizio su Masaniello che continuava a sbattere, quindi l'unione estremamente alto, estremamente basso, questo chitarrismo che tocca i vertici del cielo, questa che ancora resta lì, è stato credo il tono più grande che ci abbia dato Bettino e tutte e due al servizio di un'idea, di un pensiero poetico, di quello che lui ha sempre chiamato ossessivamente o sentimento. E poi era uno che non le ha mai mandate a dire, perché spesso noi abbiamo, Ezio, correggimi se sbaglio, l'idea del cantautore impegnato, ci vengono in mente Guccini, Lolli, anche De André con il suo essere anarchico a modo suo, ma Pino anche le cose le ha dette, magari con ironia, perché una tazzuella e caffè era un attacco all'establishment democristiano di quel periodo, e la tassina di caffè era una metafora tipo oppio dei popoli, dice noi dammo una tazzuella e caffè per far stare tranquilli tutti quanti. E poi Napolè è una carta. Guarda, io a proposito di tazzuella e caffè, posso dirti, quando noi dicevamo era un periodo in cui non c'erano le chat, ma ci si scambiava tutto, ci si scambiava idee, ci si scambiava pensieri, ci si scambiava punti della specifica mansione di ognuno che ha la musica. Noi avevamo appena questa occasione con la Smoke, con Massimo Del Manno Stop, e infatti appena ce ne fu l'occasione ospitare Martino nel nostro teatrino con la sua debutto televisivo, la prima volta che io la storia del caffè non l'ho sentita, io l'ho letta. Spina ci aveva portato questo testo pensando se forse lo potevamo fare, e leggendo il testo per idea di quale musica ci fosse in accompagnamento, e noi dicevamo Spina, questa non ce la passano, questa cosa così. E ancora oggi io, quando ho la possibilità, invito a farlo, di dimenticare per un attimo melodia sapiente prussiana, un po' arguta, con la quale il musicista contrabbandare il testo forte, il testo senza pensare all'ammiccamento vocale, è ancora un testo di grande denuncia, se tu lo leggi secolo di fatto, Tazzuella e caffè. E mai niente di fare sapere, la durrà per gli ospiti, sai se nei palazzi, fanno quello sei pazzi, c'è niente in età, cioè è una cosa talmente forte, chiara, senza mediazione, però a quel punto lì il genio musicale si mette al servizio del poeta e inventa la gente che mi sente la tarantella, e qualcuno ancora quelle parole che sono rimaste come un lanciante, che è uno strumento è venuto, ritornato in auge in questi ultimi giorni, ecco, c'è un lanciafiamme in quel testo, però in qualche modo addolcito intelligentemente, sapientemente, da una musica accattivante che lo ha
musica, e letti di che proclama rivoluzionario è il testo, quella poesia. Infatti io nel libro ho fatto, diciamo, un azzardo però voluto, dico che Pino è stato in qualche modo una, era innanzitutto la voce di dentro, citando un'opera di Edoardo, ed era una voce irriverentemente punk anche, seppur sussurrata, di una città che in quel momento voleva cambiare, una città atipica che affida da secoli, diciamo, la sua vita allo scioglimento del sangue del suo padrono Gennaro, e che noi anche in questo siamo un po' etici. E dico anche che Napoli è il luogo un po' di tutti, anche di chi non c'è mai stato. Ezio, seguimi in questo discorso, vediamo anche se Paolo condivide. Io ho scritto che Napoli è il luogo di tutti, anche di chi non c'è mai stato, un po' come la Liverpool dei Beatles, che ci appartiene a tutti. Nel senso che qui però a Napoli non abbiamo scritto una colonna sonora tra un campo di fragole che è Strawberry Fields, o una formata di autobus che è Penny Lane, o in un sottomarino giallo che può essere Yellow Submarine, ma tra Nuferri Boat, come cantava Pino, Mezzo Mare, o Sayen Santa Teresa con gli strumenti in spalla. Santa Teresa era una strada che dal museo portava al Rione Sanità, dove Pino andava a suonare giovanissimo con i Batacomo Machia, nei quali c'erano personaggi come Dino Giugio, Lenza Vitabile, che forgiarono proprio un nuovo sound a Napoli, e che poi dopo intercettarono anche giovani musicisti come Roberto Giangrande, Rosario Germano, che sarebbe Batacomo Machia, cioè tutto un fermento. Condividete un po' quest'idea che Napoli alla fine appartiene un po' a tutti, come la Liverpool dei Beatles, ma anche come la Giamaica di Bob Marley, cioè questi posti che poi alla fine appartengono un po' a tutti e dove c'è una simbiosi tra artista e territorio. Io prima dicevo dell'internazionalità, no? Di Pino Daniele, ecco, Napoli e la sua musica sono sicuramente la cosa più internazionale che ha prodotto l'Italia nel campo della musica, diciamo, popolare e contemporanea, quindi ti ho già risposto, ecco, poi lascio la palla invece al maestro Paolo. Maestro, sono bidello io. Beh sì, quello che hai scritto è assolutamente vero, ma perché ovviamente quando hai queste personalità così forti, hai citato Marley, i Beatles, Pino Daniele, qualcun altro, non mi ricordo, ma voglio dire, che ne so, Amalia Rodriguez anche, cioè, hai capito? Sì, quando dicevo prima vi dicevo degli ambasciatori culturali, no? Quelli che si stanno citando, a cui puoi aggiungere tutti quelli che vuoi, no? Miriam Makeba, Gilberto Gil, appunto la Rodriguez, Victor Java, cioè, il povero Manu Dibango che ci ha lasciato recentemente, sono tutti artisti che hanno travalicato, no, il loro ruolo puramente musicale per diventare, dicevo prima, degli ambasciatori culturali. Secondo me Pino Daniele è assolutamente di questa stessa caratura, di questa stessa pasta. Sì, confermo tutto quello che sta dicendo Ezio, è normale, loro hanno sparso per il mondo le loro spore come dei fiori, no? Pur rimanendo, partendo da Napoli, comunque il loro modo di fare, i Beatles e Marley allo stesso modo, sono riusciti a influenzare la cultura internazionale partendo da luoghi che prima di loro non esistevano a livello musicale internazionale. Marley, la Giamaica prima di Marley, diciamo che il pre-Marley l'abbiamo scoperto dopo che è uscito Marley. Toots and the Maytals, nessuno li conosceva, lo Ska nessuno lo conosceva, i Beatles lo stesso, chi è che conosceva Liverpool? Dovevi andare a lavorare al porto per conoscerla, no? O a Manchester. E quindi io presumo che tutto il riverbero che ha creato Pino Daniele, soprattutto in Europa ma anche in America, sia questo, sia esattamente quello che è scritto nel libro, insomma. Mi permetto di aggiungere una cosa, e questo mi rivolgo nuovamente a te Carmine, a Enzo De Caro. Tutto quello che abbiamo detto sugli ambasciatori culturali è vero, però aggiungo il fatto che avere la possibilità, come io nel mio piccolo ho avuto, di viaggiare e quindi di vedere queste cose nel luogo di origine, ecco, vederle nel luogo di origine ha una potenza assolutamente, come dire, inimmaginabile. Io non ho avuto la fortuna di vedere i Beatles al Cavern Club di Liverpool, però ho avuto la fortuna di vedere, che mi posso dire, Caetano Veloso a Bahia, piuttosto che
Zaki Hussain in India, o insomma, non, per non parlare di tutti gli americani, visti Annie Morris, con Pouch, c'è stato a registrare un disco, quindi sapissimo che cosa voglio dire. Ecco, io credo, tu prima hai citato, no, Carmine, di aver avuto l'illuminazione, la folgorazione per essere stato parte di quei 250.000 di quel concerto storico. Ecco, io credo che vedere Pino Daniele a Napoli non abbia prezzo e non abbia avuto prezzo, e io questa cosa purtroppo non ce l'ho avuta, questa fortuna, mentre voi sicuramente l'avete avuta, ed è una cosa che è anche difficile da spiegare. Io credo che, ritornando all'inizio, al complimento che ti avevo fatto, è questo libro forse dà però la possibilità di far capire un po' di più che cosa vuol dire quello che sto dicendo. Ma non è difficile da spiegare, però questa cosa qua è logica, insomma. È logica, però non è tanto, sai, Paolo, nel senso che la gente è convinta che magari il rock sia nato a Correggio, hai capito? Ecco, ma lo dico con però voglio dire, è normale questa cosa, perché comunque se è nata in un luogo specifico una determinata musica, è ovvio che sei non solo avvolto in 3D se vedi un concerto, che ne so, di Bob Marley in Giamaica, ma sei avvolto a sfera, quindi è ovvio che è tutto più potente, perché sei alla fonte, no? E quindi io credo, anch'io non l'ho mai visto purtroppo più Daniele a Napoli, l'ho visto ad Arezzo, ma non vale. quindi io immagino che essere stati a quel concerto dell'81 deve essere stata una roba che, se la vogliamo paragonare a dei tossici, una dose fantastica, non lo so, deve essere stata una pera mostruosa, culturale, una roba inenarrabile. Carmine, posso fare, visto che io di solito di lavoro faccio domande, faccio una sola domanda, perché Lorenzo De Caro, che non conosco e me ne dispiaccio, però gli volevo chiedere, siccome nel libro c'è un capitolo bellissimo dedicato appunto all'amicizia tra Pino e Massimo Troisi, se Enzo ha letto quel capitolo, che cosa ci ha trovato e che cosa ci può raccontare invece appunto del rapporto che c'era tra Massimo Troisi e Pino Daniele. Io credo che fosse un appuntamento siglato nel destino, se esiste da qualche parte un'idea, una reincarnazione. Questi due l'avevano deciso molto prima di incontrarsi, e in quel momento, con quelle caratteristiche, in quel momento storico. Ed era inevitabile, in qualche modo, ma non dico complementari, perché ognuno era veramente un punto intero proprio che bastava a se stesso, però avere avuto un doppione che basta a se stesso è stata veramente una grande fortuna. Io, a parte il coinvolgimento personale, insomma, la seccatura, chiamiamola così, che quei ragazzi non ci siano più, e anche nel fatto che avrei certamente continuato e continuato a vista talmente personale, talmente individuale, talmente imprevedibile, e poi addirittura in coppia, come uno specchio poteva dare, che insomma ancora oggi, diciamo, questa doppia seccatura viene parzialmente lenita e curata dal fatto che, per fortuna, ci hanno lasciato tanto di quel loro, di quel materiale prezioso, di quei minerali veramente rari, perché il pensiero di Massimo era esattamente circolare al pensiero musicale di Pino. Era una traduzione, tra l'altro io ho avuto qualche amico che, come te, un critico cinematografico molto importante, che
che si chiamava Gianluigi Rombi, e che mi raccontò più o meno lo stesso episodio. Aveva, si era anche un po' irritato di andare a vedere il 103 con la gente intorno che rideva, ma lui non tirava, non aveva capito niente. E ho detto una grande soddisfazione quando mi disse l'anno festivo, mi disse di aver detto un film al Festival di Locarno, sottotitolato in tedesco, e finalmente si era divertito veramente tanto. Questo è l'episodio. Però il filo diretto, l'amore, la pubblicità, l'intelligenza, il non bisogno neanche di parlare, che ricordo c'era tra noi, tra me e Massimo Lello nella Smocio, dove si produceva i Basti, io l'ho rivisto proprio quando, nelle produzioni di sono incontrati Pino e Massimo, e hanno trovato in qualche modo un altro percorso, come se hai una chiave d'accesso a qualcosa che ti manca, però è già tua. Come dicevo, la seccatura è che non si è potuto andare quanti vuoi e che non ci sia. La fortuna, la continuazione che ci sia stata. Il concetto della complementarietà tra Pino e Massimo me l'ha ribadito Enzo, anche l'amico di Massimo, che penso che tu conosci, Alfredo Corsolino. Quindi vi trovate in questo. Anche lui dicevano si univano e diventavano un tutt'uno. Noi stiamo volgendo al termine. Io veramente non so come ringraziarvi. Volevo dire, uno, rimaniamo a casa come stava facendo. Diceva Edoardo della famosa Napoli milionaria da Bassano, che poi è un concetto filosofico che Pino riprende in una canzone contenuta nell'album Mascalzone Latino, che è Nara Stagione, dove lui dice votta passà a nottare, votta Nara Stagione. E volevo dirgli che con la Pino da Trastollus e l'Opedonus, attraverso l'hashtag Io sto vicino a te, si sta gestendo una raccolta fondi in favore del progetto di ricerca dell'istituto. Carmine, io non ti ho sentito, però hai saltato un pezzo di collegamento. Anche te, anche tu, Paolo, non hai sentito? Non ho sentito niente. Vi dicevo, con la Pino Daniele Trastollus e l'Open Lotus si sta facendo una raccolta fondi in favore di un progetto di ricerca dell'Istituto Nazionale Tumori, Fondazione Pascale, per sconfiggere il Covid-19. È una cosa che ha voluto personalmente Alex Daniele, l'hashtag è Io sto vicino a te. Mi premeva dire questa cosa e soprattutto ringraziare tutti voi, grazie di tutto per quello che mi hai dato, come mi hai seguito per questo libro. Enzo De Caro, che dirti? Sei sempre una persona squisita, e Pau, siamo fratelli rock, e quindi un abbraccio a tutti quanti e spero ai tanti che si sono collegati con noi questa sera. Yes and No My Way, Pino Daniele, tra pazzie e blues, storia di un maestro neapolitano, è un atto mio d'amore nei confronti di una persona che ha riscritto le coordinate della nuova canzone d'autore a Napoli e non solo. Forse non ha conquistato tutto il mondo, ma ha conquistato un mondo, il mio sicuramente e credo anche il vostro. Grazie di tutto, ragazzi. Ciao, e restiamo a casa. Auguri e lunga vita a Pino e a noi. Ciao Ezio. Ciao, ciao. Ciao Enzo, piacere averti conosciuto. Ciao a tutti, auguri, a presto, un abbraccio. Ciao, anche te, ciao e stiamo a casa.